Commetta Grazie, ancora un reato più grazie grave. collega. Ha chiesto di intervenire il collega Scalfarotto, ne ha facoltà. Grazie Presidente, siamo qui da moltissime ore, stamattina abbiamo fatto le 6, abbiamo ricominciato alle 10 e uno dei rischi che si corre quando si passano troppe ore nel palazzo è di avere, appunto, di correre il rischio di diventare autoreferenziali, di perdere il polso con la situazione. E se uno guarda qual è la situazione italiana in questo momento, con un paese in gravissime difficoltà, un paese, dicevo ieri, che sembra sotto la palla, quella che serve per le demolizioni del film Prova d'orchestra, quello di Fellini, verrebbe da chiedersi: ma come mai state qui a discutere di mille proroghe? Come mai tutta questa passione sul mille proroghe? Se uno sente le parole del presidente della BCE, Draghi, che dice che si sono fatti dei danni per via delle parole di questo governo, e se lo dice il presidente della Banca Centrale Europea, c'è da credergli. E per chi non gli credesse, basta vedere che cosa succede a servitori del paese, gente con la schiena dritta, gente di chiara fama, di trasparenza e di indipendenza indiscussa come Mario Nava, costretto a dimettersi dalla Consob perché attaccato politicamente da un governo e una maggioranza che probabilmente temono di avere una persona con la schiena dritta a controllare i mercati, a controllare la trasparenza delle transazioni finanziarie. Se si guarda Genova nella scadenza del primo mese dalla tragedia del ponte, e un governo che era partito lancia in resta, promettendo mari e monti, non riesce ancora a partorire nessuna decisione, bloccato com'è, non si sa chi sarà il commissario, non si sa chi farà il ponte, non si sa quando lo farà. E i giorni passano, lo stesso governo che aveva suonato le fanfare delle concessioni revocate immediatamente. E quando si guarda il nostro paese, la cui reputazione internazionale viene trascinata nel fango dal ministro dell'Interno, che viene interrotto platealmente dai suoi colleghi in una riunione internazionale perché qualcuno gli deve ricordare che questa è stata terra di migranti, che i nostri figli, che erano i figli di questa terra, i nostri nonni, i nostri bisnonni, sono andati in Belgio, in Lussemburgo, in Francia, in Germania a lavorare e a morire, come tanta altra gente fa oggi, arrivando qui da noi, da altri paesi e da luoghi lontani. Ebbene, mentre tutto questo succede, voi che fate? Dice la collega Prestigiacomo, state qui ad appassionarvi al decreto milleproroghe. Noi, Forza Italia, prendiamo e andiamo via. Ora io voglio dare, come dire, il beneficio del dubbio alla collega Prestigiacomo e non voler pensare che di venerdì pomeriggio i colleghi di Forza Italia abbiano altre cose, magari più divertenti o più ludiche a cui dedicarsi, ma insomma voglio rispondere a questa domanda visto che ce l'ha posta. Sempre per il suo tramite, tra l'altro la collega Prestigiacomo non è in aula, signora Presidente, ma insomma sì, noi restiamo qui per il decreto milleproroghe perché, guardate, lo diceva molto bene Lia Quartapelle, la mia collega, pochi istanti fa. Il decreto milleproroghe è normalmente una specie di procedura di routine, una sorta di grande calderone, una lista della spesa nella quale si sposta qualche termine e si va a casa sostanzialmente sotto Natale. Ma in questo caso, in questo decreto milleproroghe, c'è nascosto dentro quest'uovo, in realtà, non un pulcino, ma un piccolo di drago, un drago di quelli che sputano fuoco. Abbiamo visto che questo decreto milleproroghe conteneva in sé innanzitutto un pesante vulnus alle regole democratiche. Io voglio cercare di spiegare nel modo più chiaro possibile ai nostri concittadini, a quelli che ci guardano da fuori, che cosa è successo qui dentro. Allora, noi quando un governo mette la fiducia è perché sostanzialmente si rende conto che per esercitare le sue prerogative di maggioranza davanti a una situazione molto delicata, molto discussa, a un'opposizione molto coriacea, c'è bisogno di interrompere tutto e quindi provate tutte le strade, rispettate il ruolo del Parlamento, se proprio non ce la si fa. Si riunisce il governo, si chiama il ministro dei rapporti col Parlamento e gli si dice: guarda, tu hai il mandato per chiedere la fiducia. Spariscono gli emendamenti, sparisce la discussione, si chiude tutto e si vota. Quindi, ovviamente, si sa qual è il testo sul quale si discute e si sa che il dibattito su quel provvedimento si è bloccato. E invece che cosa è successo in questo caso? Che il decreto è stato pensato dal governo il 24 di luglio, solo pensato.
e non si sapeva né che cosa sarebbe successo di questo testo durante l'iter parlamentare, non si sapeva che cosa ne avrebbe pensato il Paese, non si sapeva nemmeno che cosa ci sarebbe stato dentro. Pensate che tutto il tema periferie, il 24 luglio, nel decreto non c'era. Ma il governo che fa? Partorisce nella sua testa questo decreto e già dice: su questo metteremo la fiducia. Quindi, già sapendo che non gli interessava per niente che ci fosse un dibattito nel Paese o che ci fosse un dibattito in Parlamento, il governo già dà l'incarico a Fraccaro. Peccato, e questo è uno dei segni proprio dell'insipienza, dell'incompetenza, della mancanza della conoscenza dell'ABC del diritto parlamentare e del diritto costituzionale, peccato che quel provvedimento in quel momento fosse inesistente. Ripeto, leggete il labiale, inesistente. Perché un decreto legge, fin tanto che non viene portato al Quirinale, che ha una serie di prerogative per valutare quel testo, e finché non viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tamquam non esset, non esiste, è radicalmente nullo, è un atto della fantasia. Noi abbiamo un governo che pone la fiducia sugli atti della fantasia. E questo vulnus, io voglio chiarirlo molto bene, è alla portata di chiunque vorrà sollevare una contestazione su questo testo, perché viva Dio, i nostri concittadini, gli enti locali, tutti hanno il diritto a sapere che il processo di formazione delle leggi in questo Paese viene rispettato. E se non lo fa la Presidenza della Camera e in particolare la Vicepresidente, che in questo momento siede su quello scranno, che è fuggita ignominiosamente da quest'Aula senza consentire il dibattito sulla questione, qualche giudice non c'è solo a Berlino, cara signora Presidente, c'è anche a Roma e lo vedremo. Ma a parte questo, è il contenuto di questo decreto che è veramente molto grave, ed è questa la ragione, cara onorevole Prestigiacomo, per cui siamo qui. Noi siamo qui per frenare la creazione di un'Italia delle fattucchiere, della superstizione. Siamo qui per difendere l'Italia della scienza, l'Italia della modernità, per dire che alla crisi non si risponde con un ritorno indietro a come stavamo bene quando stavamo peggio, a quando spingevamo l'aratro e non esistevano gli antibiotici e il bagno era nel cortile. Noi pensiamo a un'Italia moderna, a un'Italia competitiva, a un'Italia che ha successo nel mondo e che proprio grazie a quella sua grandezza riesce a proteggere i suoi figli più deboli. Questa società rurale che voi avete in mente, noi la bloccheremo, cercheremo di bloccarla in tutti i modi. Così come bisogna frenare il pensiero, l'ho sentito dire dall'onorevole Invernizzi in quest'Aula, che i bambini siano proprietà dei genitori, che ci sia un principio all'inviolabilità del corpo dei figli da parte dei genitori. Cari colleghi, non è così. I bambini sono piccoli di uomo, non sono piccoli uomini, sono piccoli di uomo, ma hanno già per intero tutti i diritti, anche alla propria salute. Che cosa decidiamo? Che un bambino figlio di un testimone di Geova, allora che è in pericolo di vita, debba essere lasciato morire perché, Invernizzi, lo dico a lei tramite la Presidente, quei genitori hanno diritto all'inviolabilità del corpo di quel bambino? No. È dal 1924, dalla Società delle Nazioni, che abbiamo una Carta dei diritti del fanciullo che dice che i bambini hanno tutti i diritti anche ad essere difesi da genitori che prendono decisioni sbagliate per loro. E questo provvedimento che avete fatto viola tutto ciò. Noi siamo contrari, noi pensiamo che i bambini abbiano dei diritti, caro Invernizzi, è inutile che ti agiti. E vogliamo difendere anche i bambini che non possono difendere, come ha detto benissimo la mia collega Noia, i bambini che hanno paura e il terrore di vivere una vita da bambini come gli altri, perché temono di poter morire per la vostra irresponsabilità. E difenderemo la buona reputazione del Paese non soltanto nei confronti delle famiglie, non soltanto nei confronti dei bambini, ma anche nei confronti degli enti locali, delle nostre comunità, alle quali voi avete scippato più di 1 miliardo di euro per andare a fare delle periferie, dei posti sicuri. Guardate, quei provvedimenti, ancora 50 secondi, signora Presidente, quel provvedimento è nato a valle degli attentati di Parigi, da una visione, è una parola che non conoscete, la visione, capire che gli attentati di Parigi erano nati da ragazzi europei, non da ragazzi che venivano da fuori, ragazzi delle banlieue,
che non avevano sentito il legame con la madre patria. E noi siamo andati a dire: metteremo un euro sulla sicurezza, ma un euro sulla cultura, per creare quel legame con la madre patria che va sentito e che voi, di cui voi siete i principali nemici, proprio perché quelle persone non si trasformino in pericolosi terroristi. E quei soldi servivano esattamente a questo. Il vostro provvedimento è un tradimento nei confronti di quelle comunità e nei confronti degli enti locali che tanti sindaci del Movimento 5 Stelle e ancor più della Lega ci sono. Collega, deve concludere. Ho finito adesso, proprio in questo preciso istante, mi lasci concludere soltanto un secondo. A 5 secondi. Almeno 15. Noi rappresentiamo un'Italia che voi credete sia sparita. Sappiate che non è così. L'Italia della razionalità, l'Italia dell'inclusione, l'Italia del rispetto. Grazie. Ci sono e rialzeranno. Grazie, la collega. Testa. Ha chiesto di intervenire la collega Pezzopane. Ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Arriviamo alla conclusione, al voto finale di un importante percorso che abbiamo fatto tutto e fino in fondo, con orgoglio e con determinazione, non spaventandoci di nulla, non subendo i vostri arbitri e soprattutto cercando di rappresentare tutte quelle motivazioni, istanze, cittadini che da voi non venivano rappresentati. Per il PD è stata un'eccezionale occasione di battaglia politica appassionata ed efficace. Volevate umiliarci, non solo non ci siete riusciti, ma ci avete dato l'opportunità di rappresentare fino in fondo quello che volevamo rappresentare. Ma vi siete resi conto dell'assurdità della vostra scelta? Avete posto una fiducia senza una vera necessità, una fiducia illegittima, addirittura è un...